Bisogna ripartire da ciò che preoccupa i cittadini. I cittadini oggi sono preoccupati soprattutto di due grandi questioni. Il caos della crisi dei migranti, per un verso, per un altro verso l'economia che non va, quindi il lavoro che non c'è e la crescita che manca. C'è bisogno che i paesi europei insieme, a livello dell'Unione, individuino e mettano in campo subito due risposte forti su questi due temi. Da una parte, per esempio, sulla questione immigrazione bisogna mettere in sicurezza le frontiere con un corpo di polizia frontaliera europeo e con dei processi di rilocalizzazione e poi con la soluzione immediata del caso siriano. Se non lo si fa, continuerà questo flusso inarrestabile. Sulla questione economica, anche lì c'è bisogno oggi di grandi iniziative, a partire per esempio da un raddoppio del piano Juncker, a partire da iniziative sul tema dei giovani che siano in condizione di far vedere immediatamente, toccare con mano, che l'Europa non sono soltanto parole astratte, ma sono cose molto concrete.